Sta per chiudersi inopinatamente una brutta pagina che ci riguarda direttamente in Campania. 8 anni fa il sindaco di Pollica veniva ucciso sotto casa. Sindaco Angelo Vassallo, iscritto al PD. Bene. Che cosa sta succedendo? Quali sono gli sviluppi? E via dicendo, lo chiediamo a Titti Benedice, la cronista del Corriere del Mezzogiorno, che pochi giorni or sono è, come dire, assurta alle pagine nazionali di questo importante quotidiano, per la ricostruzione documentata, precisa di quello che è il delitto, diciamo, che griglia veramente vendetta. Noi abbiamo il piacere di avere proprio in linea Titti Beneduce, alla quale chiediamo che cosa sta succedendo e tutto quello che c'è intorno al caso di Angelo Vassallo. A te la linea, Titti. E buonasera direttore e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Come dicevi tu, è una vicenda molto triste perché a distanza di quasi 8 anni dal delitto non sono stati in grado gli inquirenti di capire chi sia stato a sparare al sindaco e per quale motivo. E quindi, a meno che non avvengano a questo punto improbabili colpi di scena, verso la fine di febbraio scadrà l'ultima proroga delle indagini nei confronti dell'unico indagato e quindi la Procura necessariamente dovrà chiedere l'archiviazione del fascicolo. Voglio precisare che insomma, l'archiviazione può essere sempre messa in discussione, insomma, se emergeranno fatti nuovi nei prossimi mesi o anche nei prossimi anni sarà sempre possibile riaprire il caso. Senti, Titti, cerchiamo un pochino di mettere a fuoco alcuni particolari. Subito, innanzitutto, vorrei sapere, è stata ritrovata l'arma del delitto? Non è mai stata ritrovata, nonostante le ricerche accuratissime anche in fondo al mare, e quindi evidentemente chi ha sparato quei 9 colpi ha portato l'arma con sé, avrà magari poi provveduto a distruggerla o a nasconderla. Questo è un giallo nel giallo. Subito dopo il delitto fu fermato un brasiliano, se non sbaglio. Qual è la posizione di questo brasiliano? Pare che sia, come dire, non implicato nel delitto. È così? Allora, direttore, questo cittadino italo-brasiliano è conosciuto come uno spacciatore, se non un trafficante di stupefacenti. È al momento l'unico indagato a piede libero, altre persone sono state iscritte e poi prosciolte, però nei suoi confronti non è stato possibile trovare elementi schiaccianti, solo sospetti, molto, molto vaghi, e quindi a questo punto verosimilmente anche lui uscirà dall'inchiesta. Continuiamo con questa tua documentata ricostruzione. Sulla mano del brasiliano è stata fatta la prova dello stupro, se non sbaglio, e non ha dato alcun risultato. È così? Esatto, questo sulla mano e anche sugli abiti, e questo è un elemento molto forte a favore della difesa, insomma. Quindi evidentemente la pista da imboccare era un'altra, non possiamo immaginare quale. Certo è però che è un mistero veramente grande, insomma, evidentemente questo sindaco aveva dato fastidio a qualcuno, chissà che non avesse toccato anche dei poteri forti, Secondo me è uno dei misteri d'Italia e chissà se ne verremo mai a capo. Senti un'altra cosa, Angelo Vassallo, almeno così tu e altri lo avete descritto, era un combattente, diciamo, lo chiamavano il pescatore
sindaco, era un combattente contro la droga. Ecco, addirittura si dice che conducesse una vera e propria battaglia personale contro gli spacciatori. È in questo ambiente che si è indagato. Dunque, direttore, lui era un uomo per la legalità tutto tondo, dagli abusi edilizi allo spaccio di droga, insomma, contrastava tutto quello che è contro la legge, contro l'ambiente e contro il vivere civile. Si è indagato negli ambienti dello spaccio, ma la mia sensazione è che il movente del delitto sia qualcosa di più oscuro e di più profondo, non legato esclusivamente a una criminalità spicciola come può essere quella di spacciatori di droga. La mia sensazione, non solo la mia, è che le indagini non abbiano toccato il cuore della vicenda. È come se fosse rimasto fuori qualche elemento ambiguo, ecco, ambiguo, e questo ha fatto in modo che il colpevole non venisse individuato. Senti, fra poco dovrebbe scadere, se non ho letto male proprio nel tuo bell'articolo, dovrebbe scadere il termine per l'ultima proroga in deroga per le indagini. E tutti quanti, tu ed altri colleghi, dato quasi per scontata l'archiviazione, cioè si chiude praticamente il fascicolo. Come hanno reagito i familiari a questa voce, a questo, come dire, illazione che voi fate? Beh, certamente c'è amarezza, loro però hanno detto una cosa in modo chiaro, cioè non è che ce l'hanno con Damiani, con questo È ignoto vero che il Damiani. fratello ha scritto al Presidente della Repubblica. Esatto, ma chiede in realtà che si trovi la verità sull'omicidio di Angelo, non che ci si accanisca contro questo Damiani, se non è lui, non è lui, però bisogna cercare altrove. La famiglia chiede appunto che non ci si stanchi di cercare e di capire che cosa sia accaduto al sindaco Pescatore. Ok. Allora ci risentiremo più avanti per sapere qualche cosa, che cosa diciamo si concluderà per questo delitto vassallo. Ma volevo, prima di congedarti e ringraziarti, farti un'altra domanda, diciamo di altro tenore, ma sempre in termini di cronaca. Tu ti sei interessata molto nei giorni scorsi del fenomeno delle baby gang. A Napoli ogni giorno si registrava un fenomeno del genere. Adesso pare che da alcuni giorni si è messa la sordina. Ecco. La città ha preso coscienza di questo gravissimo fenomeno. Direttore, io sono molto pessimista, credo che ne abbiamo parlato già altre volte. Io penso che sia un fenomeno molto difficile da arginare, perché è diffusissimo e c'è questa emulazione, cioè più i giornali ne parlano, più questi ragazzi giocano a fare i duri bulli. La tendenza è difficile da invertire. La polizia e i carabinieri fanno quello che possono, però ti renderai conto che è un problema culturale e molti, molti accusano le fiction televisive violente, a cominciare da Gomorra, perché sono gesti, espressioni, modi di fare che magari prima erano limitati ad alcune aree sociali della città e adesso, grazie all'enorme diffusione di queste serie televisive, sono diventati patrimoni purtroppo di tantissimi ragazzi, anche ragazzi che in precedenza erano magari più tranquilli o, come dire, più controllati dai genitori. Adesso, insomma, è come se si fosse allargato a macchia d'olio il fenomeno. Beh, nel compiacermi per il tuo lavoro e per il tuo impegno di cronista, ti saluto, ti ringrazio Grazie a te, veramente per grazie a te, questa tua direttore. collaborazione
che onora il nostro telegiornale. Grazie Sei troppo di gentile, grazie, buon lavoro, alla prossima, arrivederci.